Bene ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, sono Xeven e benvenuti in questo nuovissimo episodio delle FAQ, precisamente il secondo episodio e prima di cominciare, come sempre, ricordo tutti coloro che volessero farmi delle domande per il prossimo FAQ che possono farle tranquillamente giù nei commenti. Detto questo ragazzi, possiamo iniziare. Allora, come si dice, prima le signore, infatti le prime domande di questo episodio ce le fanno due ragazze e metterò le domande insieme perché sono simili. Allora, Noemi e Giorgia ci chiedono: FAQ, secondo te da dove escono fuori questi glitch? È la Rockstar che li rilascia senza saperlo? E gli americani, dove li prendono questi glitch così velocemente? Se un grande continua così. E l'altra domanda di Giorgia era: FAQ, secondo te i glitch da dove si trovano? Secondo te li propone la casa produttrice? Sei un grande. Allora, innanzitutto grazie veramente per i complimenti. Allora, è la Rockstar che li rilascia senza saperlo? Sì, in teoria lo sanno che ci saranno i glitch, infatti tentano di patcharli, di hotfixarli come hanno fatto con la 1.15. Secondo te li propone la casa produttrice e gli americani dove li prendono questi glitch così velocemente? Allora, no, non li propone la Rockstar, sono lì perché ci sono, non penso assolutamente che sia una cosa voluta. E da dove li prendono così velocemente? Chi lo sa, è la cosa che mi chiedo anch'io da quando sono entrato nel mondo dei glitch. La prossima domanda ce la fa Marco e chiede: che cosa ne pensi dell'idea del jetpack su GTA 5? Allora Marco, secondo me il jetpack non c'è, almeno per ora. E se vuoi saperne di più sull'idea che ho io del jetpack, ti invito a guardare il mio video a riguardo sulla teoria del jetpack, che troverai giù in descrizione da qualche parte. Sì, non so dove, ma lo troverai. Prossima domanda. Christian Martone ci chiede: quale scheda di acquisizione hai? Con cosa editi? Come è nata la tua voglia di registrare su console? Bella. Ciao Christian, allora, la mia scheda di acquisizione, cioè quella che mi permette di registrare su console, è la Vermidia Game Capture HD. E prima o poi dovrei acquistare un Elgato Game Capture. Il video lo edito con Sony Vegas Pro 13 e le miniature e qualsiasi scritta la faccio con Adobe Photoshop CC. La mia voglia di registrare su console è nata principalmente perché non avevo un PC che mi permettesse di registrare e anche perché GTA è su console. La prossima domanda ce la fa Francesco, che chiede: te la comprerai PS4 con GTA 5? Se sì, che ne dici di fare un video insieme? Allora, per ora non comprerò PS4 perché ho appena acquistato un PC abbastanza potente e penso di prendere GTA 5 per PC, però magari in futuro se ne potrebbe riparlare. Che ne dici di fare un video insieme? Allora, a questa domanda risponderò insieme alla prossima perché sono uguali. Allora, Joker ci chiede: FAQ, sono uno youtuber come te, ma non al tuo grandissimo livello di bravura in YouTube. Vorrei dei gameplay con te per condividere a tutti le nostre esperienze di gioco, ma non so il tuo nome di Xbox. Rispondimi se vuoi e vorrei anche farti delle domande. Allora, ti ringrazio per i complimenti e riprendendo anche la precedente domanda di Francesco, che anche lui voleva fare video con me e tutti quelli che mi chiedono di fare video con loro, dico: ragazzi, se volete che io appaia in uno dei vostri video, dovete avere dei, chiamiamoli, requisiti. Nel senso, vi faccio un esempio. Nome a caso, Simone viene da me e mi chiede di fare un video. Il canale di Simone è ben curato, anche se ha pochi iscritti, intendiamoci. La grafica del canale è ben curata, i video sono ben editati e Simone sa intrattenere. Allora io accetto. Ma se Simone ha un canale con una grafica fatta con Paint, i video editati male e non sa neanche intrattenere e magari abbandona il canale dopo un mese, non ne vale la pena. Quindi se pensate di rientrare in questi requisiti potete contattarmi al mio profilo Facebook o alla mia pagina che trovate giù in descrizione e ne potremo parlare. Prossima domanda ce la fa iFabioFon Italia, e ci chiede: sono un piccolo youtuber, cosa mi consigli di fare per crescere? Sei un grande. Ti ringrazio per i complimenti, cosa ti consiglio e cosa consiglio a tutti i piccoli youtuber? Beh, allora, innanzitutto cerca di creare contenuti nuovi per la nostra community, magari anche non nuovi ma che si sono visti poco, quindi lascia perdere pack opening, serie su Minecraft, FIFA e cose viste e riviste, o almeno se vuoi farli su questi giochi, cerca di creare qualcosa di nuovo. Non ti consiglio di entrare nel mondo di glitch, non perché ho paura della concorrenza, ma perché come ogni moda alla fine finisce, quindi se tra 2 mesi la gente si stufa dei glitch e robe simili, per me che ho 4.000 iscritti è più facile riemergere, ma per te che hai pochi iscritti e vuoi entrare ora nel mondo di glitch e tra 1 mese la gente si stuferà, arriverai sì e no a 300, 400 iscritti e sarà molto più difficile per te riemergere, quindi te lo sconsiglio. E niente, buona fortuna. La prossima domanda ce la fa GTA Wally, che chiede: cosa usi per editare? Io uso Movie Maker e non riesco a trovare un programma che sia perfetto e completo. Allora, grazie per i complimenti, anche se non li ho letti qui. Anche se siamo arrivati a 4.000 iscritti, ma questa domanda me l'hai fatta un po' di tempo fa. E quindi
Come ho detto prima, uso Sony Vegas Pro 13. Diciamo che se non sei un pochino portato per usarlo può risultare molto caotico e difficile da usare. Io ti consiglio di provare ad usare Camtasia Studio, che è abbastanza facile. E magari se vuoi passare subito a Sony Vegas, ti consiglio, come ho fatto io all'inizio, di seguire tanti tutorial. Chiaramente sia Sony Vegas che Camtasia sono a pagamento e costano tanto, quindi ti consiglio di seguire alcuni tutorial su YouTube per craccarli, capito, no? Bene, la prossima domanda è alquanto strana e ce la fa Jumpy, che chiede: lasceresti morire una persona per 50.000 euro? No, non credo proprio che una vita valga 50.000 euro, quindi no. La prossima domanda ce la fa Carmos, che saluto, e dice: intanto ti faccio i miei complimenti sia per aver raggiunto un traguardo così grande e sia per questo fuck, il tuo primo fuck, che ti è venuto perfetto. Grazie. Tu hai detto di non correre troppo con i traguardi, ma se gli iscritti continuano a salire così velocemente penso che ci arriveremo presto ai 100.000. Quale sarebbe la tua reazione se poi fai uno sketch nel prossimo fuck mostrandola? Allora, Carmos, ti ringrazio tantissimo per i complimenti. Purtroppo non posso fare lo sketch perché non ho una videocamera. Ho quella del telefono, ma non so come reggerlo per registrare. Magari questa cosa degli sketch la farò sicuramente nei prossimi episodi, non appena troverò un posto adatto per adagiare il mio telefono. E la reazione potrebbero essere tipo prendere la cosa più vicina a me e scagliarla fuori dal balcone, per poi urlare nudo per tutto il palazzo dove abito, andando a citofonare come un testimone di Geova a tutti quanti, per poi farmi denunciare, però quelli sono dettagli. Quindi ti ringrazio ancora una volta per i complimenti e passiamo alla prossima domanda. La prossima domanda ce la fa Simo Scale, che penso sia il mio fan numero uno, perché sotto ogni mio video, sotto altri video che commento, c'è sempre lui che mi commenta facendomi sempre complimenti. Quindi ti ringrazio tantissimo e ci chiede: fuck, sai quando uscirà il nuovo DLC? Se sì, cosa comprenderà? PS, potresti mettere anche il post dove ti ho fatto commuovere? Per favore, ci terrei molto al fatto che tutti quelli che guarderanno il video sappiano chi sei veramente, sei il migliore. Allora, non so quando uscirà il nuovo DLC, doveva uscire il 22, poi il 29, poi il 5, ma non è uscito nulla, quindi aspetteremo. Cosa comprenderà? Sentendo in giro tutte le voci che girano, c'è chi dice che dovrebbero aggiungere il casino, c'è chi dice il jet militare, l'Hydra, e c'è addirittura chi dice che aggiungeranno un DLC a tematica zombie, ma non ci credo tanto, o almeno quello me lo aspetterei durante la festa di Halloween, quindi no, non so cosa comprenderà. Poi, PS, potresti mettere il post dove ti ho fatto commuovere? Allora ragazzi, dovete sapere che un giorno, entrando su YouTube, mi trovo un commento di Simo, che tra l'altro l'ho anche pubblicato sulla pagina Facebook, che vi metterò qui in sovraimpressione, in cui dicevo che le vere soddisfazioni di uno YouTuber stavano nel ricevere commenti così, commenti che ti danno la forza di continuare e ti fanno capire che stai facendo un ottimo lavoro. Quindi io ringrazio di cuore Simo e ringrazio anche tutti voi che giornalmente mi fate tanti complimenti, grazie davvero. La prossima domanda ce la fa Francesco, che chiede: se potessi cambiare GTA 5, come lo cambieresti o cosa gli aggiungeresti? Cambiarlo no, però se devo dare libero sfogo alla mia fantasia, sicuramente aggiungerei una versione rivisitata e ovviamente più grande di San Fierro e Las Venturas, che erano le altre due città presenti insieme a Los Santos in GTA San Andreas. Ragazzi, mi scuso se non ho risposto a tutte le domande, ma il video altrimenti diventava molto lungo e siccome ho problemi di connessione in questi giorni ci metterei davvero troppo a caricarlo. Ovviamente risponderò alle domande mancanti nel prossimo episodio e se avete qualcosa da chiedermi non esitate a scriverlo giù nei commenti. Vi ricordo di lasciare un mi piace al video per supportarmi e di iscrivervi al mio canale. Da Xeno è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video. Bella!